Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, sicuramente mi conoscete, chi non mi conosce sono Marco Temporali, mi occupo della parte commerciale di SIAP e anche la parte marketing, quindi comunicazione e quant'altro. Quindi, benvenuti a questo incontro webinar dove come tema abbiamo le nuove liste nozze online. Con me ho qua Davide. Davide è un componente dello staff che ha sviluppato le nuove liste nozze online. Ovviamente non si è mai sposato, quindi facciamo fatica a capire come sia riuscito, no, a parte le battute. Allora, due cose molto così, giusto indicative per darvi un'idea di come si svolgerà il webinar. Farò io una fase molto molto breve introduttiva, perché il buon Davide da solo non se la sentiva, quindi mi ha chiesto di dargli una mano e ho preparato semplicemente due slide per farvi capire di che cosa stiamo parlando nel dettaglio e sul finale lasceremo un po' di spazio per le vostre domande. Già da subito, appena potete e avete qualcosa per la testa da chiederci, sapete che nel webinar in basso a destra, mi pare che sia, adesso non mi ricordo più, comunque da qualche parte nella vostra visualizzazione, nel vostro layout, c'è la possibilità di scrivere le domande, che poi lasceremo uno spazio, un 10 minuti abbondanti per potervi dare tutte le risposte che necessitate. Per cui potete anche abbassare se volete l'iconcina dove è raffigurato il nostro faccione, il mio e il tuo, che forse è meglio, e incominciamo con le liste nozze. Io direi che possiamo abbassarlo già noi, io direi così. Allora, liste nozze ed eventi online. Allora, le liste nozze è un programma che sappiamo tutti in SIAP, c'è ormai da diverso tempo, non è da oggi, non è nuovo, è nato qualche anno fa e aveva bisogno di una rinfrescata per poter andare avanti. Quindi abbiamo deciso inizialmente di portare dei correttivi che erano un po' le situazioni che i nostri clienti ci chiedevano, ma ci siamo resi conto che in realtà bisognava rifarli praticamente tutto. Io direi di fare così, girare un attimino la slide. Infatti, qua vediamo che l'applicazione, perché ormai è un'applicazione a tutti gli effetti, non è più un software, è stata rinnovata al 90%. Se proprio proprio la devo dire tutta, infatti prima Davide mi ha corretto. Allora, la parte web è stata rifatta al 100%, È un giusto? prodotto nuovo, È un prodotto completamente. totalmente nuovo e io mi ero fermato al 90% semplicemente perché, come sappiamo, la parte di Atlante Plus, fatta eccezione alle lingue, ma poi ne parleremo, quindi la gestione delle lingue, è rimasta praticamente la stessa. Quindi il modo di impostare la pratica è esattamente come prima, non cambia nulla. Ciò che è cambiato totalmente a questo punto è un 100%, così sei contento. Bisogna anche gratificarli, una parte di lavoro che ci hanno impiegato un bel po' di tempo a farla. Questa nuova lista nozze è rifatta al 100%. Bom, io direi di passare un attimino un'altra slide. Benissimo, allora, cambiamenti e nuove funzionalità. Perché abbiamo deciso di rinnovare le liste nozze online? Allora, innanzitutto, ciò che ci veniva criticato ormai negli ultimi anni, non mesi, ultimi anni, era l'impatto grafico. Le liste nozze nascono più di 10 anni fa, dove chiaramente l'attenzione che veniva riposta all'immagine era chiaramente quella legata ai concetti di 10 anni fa. Ora le cose sono cambiate tantissime, quindi una delle prime cose che ci hanno chiesto i nostri clienti è: veramente fanno schifo quelle vecchie, uso questo termine, ma dicevano proprio così, rinnovatele. E le abbiamo rinnovate, quindi abbiamo dato una veste grafica diversa, con l'aiuto anche di una nostra collega che non vedete inquadrata, non la vedete mai, ma è la responsabile di tutto ciò che è nuova grafica. Avete visto anche cattura dati, avete visto la nuova homepage di Atlante, ma ne vedrete ancora altre, i nuovi listini per chi ha VIP, è opera di Martina Giudice, che opera sempre nelle retrovie, dietro le quinte in questo caso. Infatti adesso è alla regia, qua dietro non la vedete ma vi saluta tutti. È Martina che si è occupata poi di gestire la nuova grafica, prendendo un po' spunto da tutto ciò che ci dicevano i nostri clienti. Altro tema molto importante era rendere le liste nozze online responsive, quindi la parte web. Responsive, sappiamo tutti cosa vuol dire, vuol dire renderli visibili e utilizzabili al tempo stesso su dei tablet e sugli smartphone. Questo qua è soprattutto valido per gli invitati, cioè coloro che poi devono fare una donazione, no?
Sappiamo che aprire un PC quando si è a casa ormai è quasi diventato anacronistico, abbiamo tutti in mano questa fatidica tavoletta più o meno grossa, grossa grossa o grossa grossissima, e da lì si fa tutto, quindi era necessario per forza di cose renderla responsive. Quindi i vostri clienti e i clienti dei vostri, pardon, gli invitati dei vostri sposi potranno utilizzare l'ingresso, e poi facciamo anche vedere, se non mi sbaglio, no? Glielo facciamo vedere, glielo Facciamo una facciamo vedere. simulazione all'interno, proprio abbiamo preparato una simulazione di come poi a livello online sui tablet, sugli smartphone viene vista. Poi non solo liste nozze, quindi due punti multievento. Cosa vuol dire? Altro elemento distintivo della nuova versione è dare la possibilità ai vostri clienti e a voi stessi di gestire più attività all'interno di questa piattaforma. Cosa vuol dire? Vuol dire non solo liste nozze, ma anche eventi come compleanno, feste di laurea, addio al celibato, chi più ne ha ne metta. Questo è un'altra di quelle situazioni che ci hanno chiesto i nostri clienti di voler inserire, perché pare che sia un business comunque piuttosto interessante, gestito nell'ambito di una E normale possiamo agenzia di farlo viaggio, e adesso. possiamo farlo benissimo. Questo passa subito al tema successivo, che sono i template personalizzabili. Vedrete come tramite un pannello di amministrazione, questa sarà la prima cosa che vediamo, se non mi sbaglio, non la dimostrazione che È la prima parte cosa che vediamo. benissimo, ci sarà la possibilità di personalizzare i vari template e costruirli sulle logiche appunto del multievento. Non mi dilungo troppo su questo perché è più Tanto lo semplice, vediamo, esatto, sì. vederlo, però diciamo che anche questa è una delle caratteristiche importanti di questa piattaforma, che rende chiaramente diversa l'un dall'altra l'applicazione sui nostri clienti, mentre prima era Assolutamente. riconoscibilissima perché il layout era imposto e c'era poco da fare. In questo caso, veramente, giocando un po' di fantasia, lo si può rendere diverso dall'agenzia di viaggio A all'agenzia di viaggio B, C, D, E e tutte quelle che noi abbiamo. Multilingua, bene, poco da dire, si possono gestire le lingue. Quindi, se abbiamo un matrimonio in Italia, ma abbiamo amici ormai a Londra, piuttosto che in Inghilterra, piuttosto che in Giappone, no, in Giappone no, mi sto imbrodando da solo perché è un bordello farlo in giapponese ancora, ma ti volevo. È possibile gestire anche il multilingua, quindi troverete anche spazio per questa attività. Gestione per unità operative, sì, è una funzione che era abilitata in parte nella vecchia versione, è stata nella nuova versione completamente, diciamo così, completata, rivista e affinata. Quindi chi ha più punti vendita, chi ha più filiali, c'è la possibilità di parzializzarle e renderle unità univoche, sia per quanto riguarda l'accesso, ma anche per quanto riguarda poi la gestione a posteriore dei vari incassi, gestioni, ingressi. Nuove modalità di pagamento, vabbè, qui non mi dilungo, le vedremo poi con Davide. Ok, allora, slide successiva non ci passiamo perché era il finale. Ecco, mi raccomando, ripeto le domande, ok? Le domande sono molto importanti perché ci danno la possibilità di capire se quello che abbiamo fatto è corretto o meno. Allora, io adesso lascio la parola al mio collega Davide che vi spiegherà dove siamo e cosa stiamo facendo. Allora, dove siamo adesso? Vai, grazie Marco. Prego. Dunque, la prima cosa che vediamo è il pannello di amministrazione per la personalizzazione del sito Liste Nozze che vediamo tra poco. Ecco, dico solo semplicemente, no? È il primo webinar che fa, quindi se ogni tanto si strapino a ripetere, non fateci caso, diamogli la mano, facciamogli un applauso, ce la farà, è il primo, ne farà altri, questo è il suo battesimo. Io evito di correggerti quando dici strafalcioni, Vai. se no ti faccio un Mi augurio. riprometto lo È stesso. diventato rosso, non so se si vede dalla telecamera, ma è Mi rossissimo. riprometto lo Vai. stesso. Abbiamo la possibilità tramite il pannello di amministrazione di personalizzare il nostro sito, come vi dicevo, e di andare a personalizzare, come anticipava Marco, le varie tipologie di template che abbiamo personalizzate per evento. E adesso vi faccio vedere come. Dunque, noi abbiamo pensato di introdurre con delle tipologie di evento standard che sicuramente saranno utilizzate da tutti, che come possiamo vedere qua sono lista nozze, il compleanno, la laurea e il pratiche web per chi già lo conosceva con il nostro vecchio prodotto. E possiamo andare a personalizzare che cosa del nostro template? Possiamo andare a personalizzare i colori del nostro sito con dei template già preparati dalla nostra grafica, che vanno insomma ad abbinarsi correttamente, piuttosto che andare a utilizzare
dei template, delle combinazioni di colori Libere. libere che possiamo andare a Ecco, le modificare. prime, come diceva prima, sono combinazioni di colore logiche studiate chiaramente da chi di grafica se ne Assolutamente, intende, sono ma non delle palette sono delle preparate. palette preparate, ma non sono assolutamente vincolanti. Infatti, la voce personalizzare poi la cromaticità sta a voi, quindi potete scegliere quello che volete. Noi, per Assolutamente. darvi una mano, abbiamo pensato di cercare questa scala cromatica che sia logica e coerente con gli standard. Assolutamente. Avete anche la possibilità di selezionare font differenti e due tipologie di font che troverete all'interno del Ecco, sito. per i font chiaramente sono la parte La parte testuale, testuale, certo, ok? per chi non avesse presente così subito, ecco, diciamo, è lo stile dei nostri testi. E in più un'immagine di sfondo che va a trovarsi in tutte le pagine del nostro Ok, sito. quindi adesso abbiamo questa immagine, Abbiamo queste no? immagini di Falla sfondo. vedere Io sulla farei quasi, videovideata, ecco qua, bravo, così così, farla ecco. vedere Ce la troviamo qui. Qui abbiamo ai una partecipanti. base impostata di colori, abbiamo questo fondale, per Ecco qua, intenderci, che abbiamo ritroviamo i questo colori. carattere, no, che è stato scelto, ma se volessimo cambiare Possiamo quell'immagine, cambiare l'immagine di sfondo. perfetto, Vai Marco, quindi. facciamogli vedere, cambiamo un'immagine di sfondo. Ok. Assolutamente, eccola qua. Prendiamo questa, ok, quindi facilmente noi Modifico. modifichiamo l'immagine. Perfetto, allora se ricarico la mia immagine vediamo che è cambiata. Quindi noi avremmo potuto veramente diversificarla in tanti modi, semplicemente cambiando l'immagine, cambiando poi lo stile, la grafica. Ecco, è ovvio dove vedete il logo SIAP, ci sarà il logo della vostra agenzia di viaggio, C'è il logo della vostra immagino, agenzia di viaggi, ecco una cosa sempre riguardo ai template che è utile sapere è che nel momento in cui acquistate il prodotto, vi attiviamo il prodotto, avete già tutta una serie di preimpostazioni come lo stile che vedevate qua un secondo fa. Quindi se non volete andarlo a modificare siete liberi di non farlo, ecco, se vi piace lo stile che abbiamo scelto noi. Ok, quindi c'è uno standard di C'è uno default. standard di default, quindi se non vi interessa cambiarlo, vi piace com'è, siete liberi di lasciarlo così, Perfetto. assolutamente. Quindi per template a questo punto posso anche ragionare non solo con le liste nozze, so che hai preparato anche Abbiamo qualcos'altro. anche un altro esempio, se vuoi lo facciamo Vai a già vederlo vedere, va Marco? tranquillamente. Ecco qui. Marco porta questo esempio perché possiamo avere un template completamente differente con altre immagini, altre palette di colori per un'altra tipologia di evento. Questa era quella del compleanno, per esempio, che come vedete riporta un'altra immagine di sfondo e riporta altri colori. Perfetto. Ora fargli vedere Andiamo l'home avanti nel page del menu. nostro sito, quasi quasi, la facciamo già No, vedere. vai avanti sulla parte dell'impostazione, poi dopo ci arriviamo con calma. Allora vi racconto ancora che cosa potete personalizzare sui vostri template, alcune piccole utility che abbiamo pensato potessero essere comode. Avete la possibilità di preparare i vostri template, oltre che singolarmente, quindi con la scelta di palette e di font, anche la possibilità di riportare da un tema specifico a un altro le stesse impostazioni, in modo da non dover ripetere le stesse cose. E questo è possibile farlo tramite questa funzionalità qui. Altra cosa importante da sapere è che i temi, gli eventi, le tipologie di evento sono gestite tramite Atlante Plus, quindi voi su Atlante Plus, come gestite le pratiche, andate a creare le tipologie di evento, il numero di partecipanti che andate a gestire. Cosa fate? Una volta che avete creato la tipologia di evento specifica di cui avete bisogno, venite su questa piattaforma e importate la tipologia di evento. Quindi questo tu mi stai dicendo che l'hai creato in Atlante Plus Lo il ho tipo di evento, creato quindi hai in creato Atlante l'evento in Plus il Atlante tipo di Plus evento, vengo di qua esattamente, e lo e me la importi. importo Ok, quindi tu hai esattamente. creato, ho visto prima una convention Convention aziendale. aziendale, l'ho appena importata e ora la vedo qua. E posso andarla a definire, insomma, come voglio. Quindi creare il template con i colori, le Assolutamente. scritte e quanto serve, come abbiamo visto prima con la parte legata appunto all'Happy Birthday che vi ho fatto vedere. Sì, è Ok? importante distinguere, ecco, diciamo, la parte di gestione della pratica resta completamente su Atlante Plus, che
qui avete la possibilità di personalizzare appieno il vostro sito per template e per tipologia Ecco, questa è evento. proprio la parte dove nelle vecchie liste Non nozze c'era una non cosa c'era completamente assolutamente, quindi il nuova, sì. default era quello e da lì ci si Sì. poteva spostare veramente molto molto poco. Andiamo Sì. avanti. Lingue. Altra possibilità di personalizzazione. Marco prima anticipava la possibilità di avere il sito multilingua. Ecco, avete la possibilità, se volete, di gestire più lingue. Cosa vuol dire? Vuol dire che di default voi avrete la lingua italiano. Se avete la necessità di gestire il sito e determinate liste nozze con altre lingue, oltre andare a impostare una seconda lingua sui singoli servizi della pratica, sulla pratica, nome della pratica e così via, andrete anche ad aggiungere una lingua per il vostro sito. Quindi vi faccio vedere, per esempio, noi adesso abbiamo solamente l'italiano, ecco, farei che farvelo vedere. Qui non avete la possibilità di selezionare La lingua quando si entra. alcuna lingua, ecco, il login è uguale per tutti. Ecco, in questo momento non abbiamo la possibilità di selezionare altre lingue, abbiamo solamente l'italiano. Se noi attivassimo anche l'inglese sul nostro sito, come vedete, è comparsa un'altra bandierina. Abbiamo la possibilità di avere le nostre label, le nostre diciture e, se le abbiamo messe, i testi della nostra lista nozze in lingua. Ecco, le label, famosissime label, chiaramente Sono, sì, sono le diciture del sono le nostro sito, diciture. sì. So che tutti sapete cosa sono le label, ovviamente, Assolutamente. sono solo io l'unico che non lo È sa. solo Marco. Sono io che Io non lo provo a so, spiegarglielo, per però. cui chiaramente sono tutte le scritte che poi, Tutte le secondo me scritte del sbaglio, andremo a nostro vedere come sito. si possono personalizzare addirittura, no? Adesso vediamo Quindi. anche come si possono personalizzare. Ecco qua. Quindi qui vediamo, per esempio, ho effettuato un accesso con l'utenza dei festeggiati e abbiamo tutta una serie Di label. di testi per i vari bottoni del menu, quindi dall'aggiungi invitati, ecco, mettiamolo in italiano così è più comodo a tutti, aggiungi invitati, cosa ci hanno regalato, cosa si può regalare, possiamo andare a personalizzare persino i testi di questi menu. Vi faccio vedere come. Sempre tramite la nostra dashboard piuttosto che il nostro menu abbiamo queste etichette. Queste etichette sono personalizzabili, come dicevamo prima, per tema, per evento e per lingua. Adesso modifichiamone una, come può essere quella di aggiungi invitati piuttosto che personalizza testi. Ecco, possiamo mettere personalizza testi 2, salvo. Nel momento in cui vado di qua e aggiorno la pagina, ecco qui, il nostro personalizza testi è diventato personalizza testi 2. Quindi torna dall'altra nel pannello d'amministrazione. Quindi queste sono tutte le etichette, quindi delle label Tutte che le io etichette posso che posso personalizzare, modificare. Quindi io posso assolutamente. veramente stravolgere, rendere totalmente Assolutamente. irriconoscibile una lista nozze rispetto A a un'altra, un'altra. Interagendo, certo. facciamo un riepilogo, interagendo con innanzitutto le immagini, io posso cambiare l'immagine a mio Posso cambiare le piacere, immagini? posso cambiare chiaramente i colori. Posso cambiare i colori? Posso cambiare la tipologia di carattere, quindi la scelta del carattere. Posso addirittura modificare le mie label che ho imparato, no? Che sono le mie etichette. Bravissimo Label, Marco. bravissimo, no? Per chi non lo sapesse, io non lo sapevo, che si chiamavano label. No, sto scherzando, ovviamente. E io posso veramente rendere irriconoscibile un template rispetto a un A un altro. Poi, altro, sì. dopodiché, la fantasia di ognuno di voi lo renderà più o meno accattivante. Certo, la funzionalità è molto interessante soprattutto per distinguere magari un template da un altro a livello di evento, quindi potrei avere delle frasi differenti tra l'evento liste nozze, quello di Di un compleanno, compleano, di un battesimo, ecco, posso battesimo o andare a fare quant'altro. personalizzazioni di questo tipo. Perfetto. Proseguiamo. Sempre nel nostro pannello di amministrazione abbiamo ancora la possibilità di andare a personalizzare le mail. Mail che per chi conosce già il nostro prodotto vengono inviate durante l'utilizzo dell'applicativo, Dell'applicazione. sia verso gli invitati che verso gli sposi. Quindi noi come agenzia, adesso vi farò anche vedere una mail, abbiamo la possibilità di personalizzare la mail
per evento e per lingua. Lo stesso meccanismo che abbiamo per le etichette. Cosa abbiamo possibilità di fare? Abbiamo la possibilità, per esempio, sulla mail di invito dove andiamo a invitare i nostri amici, di cambiare l'oggetto o la dicitura il contenuto della nostra mail. Ora vi faccio vedere un esempio della nostra mail, ecco qua, che ho inviato prima. Vedete, queste le mail che ricevono i nostri Invitati. invitati. Abbiamo Il titolo di testo. l'oggetto della mail e il nostro E contenuto. queste sono le password che loro ricevono per accedere Ecco, al sistema. questa è una parte che noi non andiamo a toccare come agenzia, che viene messa dinamicamente per ogni evento, Ok, quindi sarà diversa per ogni evento. va bene. Cosa anche interessante che possiamo andare a fare? Le nostre mail nella parte di fondo riportano tutte le informazioni della nostra agenzia. Queste Ok. informazioni sono personalizzabili, le possiamo modificare direttamente noi. Come facciamo a farlo? Abbiamo un menu specifico dove andiamo a modificare il nome della nostra agenzia, tutte le informazioni, l'indirizzo e così via, e questo ci permette in autonomia di andare a modificare Queste voci. queste diciture qua, Ecco, quindi io esattamente. mi riallaccio al discorso che hai fatto prima delle unità operative. Pertanto, se un'agenzia di viaggio avesse una, due, più di due Unità unità operative. operative, per ogni unità operative all'interno del corpo email, ma all'interno proprio della stessa anche lista Esattamente. nozze, appare l'indirizzo dove si devono recare per Certo. eventualmente fare la donazione, promessa di pagamento che poi Certo. vedremo. Sia Ok? all'interno della mail che all'interno del sito. Quindi le Perfetto. informazioni sono specifiche per unità operativa. Bene. Gli facciamo vedere No, beh, c'è una ancora lista. un'etichetta, un attimino, so che tu fremi nel farlo vedere. Torniamo ancora sulla dashboard. L'ultima, Gliel'abbiamo ok, fatta abbiamo fatto con le vedere, informazioni perfetto, quindi agenzia, facciamo gliel'abbiamo fatta vedere. un riepilogo generale, Ok, quindi abbiamo visto che possiamo personalizzare i colori, i nostri font, le nostre scritte, possiamo aggiungere o rimuovere lingue, personalizzare i testi all'interno del nostro applicativo e le mail che vengono mandate e Perfetto, tutte le informazioni della informazione nostra dell'agenzia di agenzia, viaggio, importantissime. benissimo, allora. Qui non l'abbiamo ancora messo, ma in previsione c'è anche, mi pare, il discorso delle liste legate al CRM, se non mi sbaglio, Sì. no? Ok, quindi per chi conosce le nostre liste nozze sa benissimo che c'è una interazione tra l'applicazione liste nozze e il CRM. Questo perché tutti gli invitati, quindi quelli che vanno a fare la donazione, si devono chiaramente registrare, poi vi faremo vedere il form di Certo. registrazione, e questo form di registrazione va a compilare il database d'archivio del CRM, la voce prospect, segmentato con provenienti da liste nozze. Questo perché chiaramente abbiamo poi la possibilità di sviluppare nei confronti di quest'ultimi delle comunicazioni e Certo. eventualmente far arrivare a loro delle campagne di marketing. Questo proprio nell'ottica di una gestione globale, quindi cerchiamo di tenere il più possibile legato l'applicazione al CRM per poi sfruttare ogni sfaccettatura che questo tipo di business ci dà la possibilità di poi intraprendere e fare. Bene, allora a questo punto direi di fare così, cominciamo a vedere le liste nozze. Come ti suggerivo prima di questa presentazione, facciamo Seguiamo. Sì, questo sì, sì. gioco, cioè entriamo prima come sposi, ok? Vediamo quello che può essere un processo reale di utilizzo Esattamente, poi entriamo come dell'applicativo. invitati e E facciamo una poi, donazione, e poi certo. rientriamo come sposi per avere la redemption di ciò che è successo, tenendo Certo. presente che comunque sia tutto ciò che viene ed accade all'interno delle liste nozze online ha una diretta correlazione e relazione con Atlante Plus per quanto riguarda poi l'acquisizione e uno delle informazioni di anagrafica e due chiaramente per quanto riguarda le righe di servizio e di quota che sono legate proprio alle donazioni. Prego. Voilà, abbiamo effettuato già l'accesso come festeggiati, quindi visualizziamo quello che vedono i nostri festeggiati, quindi vedono la lista nozze preparata dalla nostra agenzia e i servizi che sono stati creati all'interno della pratica della nostra agenzia. Che cosa può fare il nostro sposo? Può andare innanzitutto ad aggiungere degli invitati al suo evento. Noi l'abbiamo fatto, possiamo aggiungerne altri, o possiamo anche, Facciamo finta di aver aggiunto me due volte, che sono già lì. abbiamo per esempio adesso aggiunto Marco
E abbiamo la possibilità, oltre che aggiungerlo, anche di rimandare la mail all'invitato. Nel momento in cui io mando la mail, visto che sono collegato con il tuo profilo mail qui, nella mia mail, ecco qui, quella che È la riceverò stessa, prova a è vedere la se mi è stessa. arrivata. Sì, Tanto non mi arriva. copiano le mail, eccolo Sei qua. invitato al nostro matrimonio, eccoci qua. Benissimo, perfetto. E da qui abbiamo l'utenza di invitato e la password di invitato. Ecco, cosa importante che non abbiamo ancora detto, Marco, è che il sito per l'accesso a festeggiati e invitati è unico. Quello che lo differenzia è solamente l'utenza e la password con cui accedono. Quindi adesso io effettuo l'accesso come invitato e il nostro applicativo riconoscerà l'utenza ed entrerà all'interno. Siete voi a creare il nome dell'utenza del festeggiato piuttosto che dell'invitato. Ecco qua, questa è la visualizzazione che ha il nostro invitato. Come vedete, alcuni menu sono spariti. Dopo andiamo a vedere che cosa, oltre a quello dell'aggiunta dell'invitato, andiamo a vedere cosa fanno gli altri. Quindi abbiamo una diversa disposizione della grafica, informativa dei servizi, chiaramente. Certo, e non abbiamo la Quindi possibilità di modificare determinati contenuti. certo, quindi l'invitato ovviamente può solo visualizzare e Può verificare che visualizzare cosa. e fare Quindi dei regali. vediamo un'immagine, un contenuto di testo. Per esempio, vogliamo fare No, un no, fa vedere regalo. l'immagine qua, voglio vedere solo l'immagine, scopri. Vediamo appunto che abbiamo la nostra immagine di testo, cioè la nostra immagine del regalo. Se, mi pare che se ci puoi cliccare sopra si ingrandisce pure, no? Qualora Assolutamente. io volessi evidenziare la camera di un hotel piuttosto che un qualcosa, ecco questo per chi conosce le liste nozze sa che è tutto impostato da TantePlus, ovviamente la foto la Assolutamente. carichiamo da lì e il testo allo stesso modo lo carichiamo da lì. Perfetto, qui vediamo come è descritto, vediamo il riepilogo delle quote, gli importi, Allo tutto st allo bene. stesso modo, come dici appunto tu, giusto Marco, tutte queste informazioni arrivano da Atlante Plus e arrivano anche da Atlante Plus tutte le impostazioni relative alla visualizzazione o meno di alcune informazioni sui nostri servizi. Quindi possiamo decidere insieme ai nostri festeggiati di far visualizzare o meno determinate informazioni come gli importi da regalare, quelli già regalati. Vedete per esempio qui sulla cena romantica il nostro invitato ha deciso di non mettere alcuna informazione ulteriore, potrà solamente vedere l'importo della quota e scegliere quante quote andare Quindi minimo sono 100, 100 a regalare. euro, voglio 100 regalare due euro diventa esattamente, 200, diventano buonasera. 200 e così via. Se volessero fare una donazione libera invece. Abbiamo anche la possibilità di fare non solo dei servizi, dei pacchetti a quote, ma anche delle offerte libere, dove andremo a impostare anche qui un importo totale da vendere. Facciamo un esempio proprio su questa tipologia, Va Marco. Va bene, bene, d'accordo. ok? Regaliamo 100 euro ai nostri festeggiati. Ecco qua. Regaliamo 100 euro. E veniamo portati direttamente all'interno del nostro carrello. Qui abbiamo la possibilità di modificare l'importo che abbiamo deciso di regalare piuttosto che di eliminarlo. Io farei che fare ancora un altro regalo, così vediamo anche una tipologia a quota, per esempio la cena romantica. Ecco qua, gli regaliamo una quota per la nostra cena romantica. Ok. A questo punto procediamo all'acquisto. Qui differenziamo gli utenti che sono già registrati all'interno della nostra piattaforma con la nostra agenzia piuttosto che non sono ancora registrati. Se ho già un'utenza con una mail e una password, mi sono già registrato in precedenza con la vostra agenzia, avrò già una mail e una password che ho utilizzato con cui registrarmi. Altrimenti andrò a inserire tutte quelle informazioni che andranno a finire nel nostro CRM, come diceva per l'appunto Marco prima. Anche qui abbiamo apportato le novità come per esempio migliorato la sicurezza per quanto concerne la password scelta dai nostri utenti e abbiamo anche la possibilità di personalizzare l'informativa sulla privacy in base a determinate esigenze dell'agenzia che possono avere, quindi con sedi estere o così via, possono andare all'interno del pannello di controllo a cambiare quel testo. Io ho un'utenza già registrata, quindi utilizzerei la mia per non andare a mettere tutta una serie di informazioni. Ecco qui, inserisco la mia mail, la mia password e procedo. Ecco qua.
Qui vedo il riepilogo dei pacchetti scelti, gli importi singoli per ogni pacchetto e l'importo totale. Come posso pagare? Posso pagare in agenzia, posso pagare tramite bonifico, posso pagare tramite carta di credito. Una novità all'interno della nostra applicazione è la possibilità di avere diverse tipologie di carte di credito. Noi, per esempio, per questa agenzia abbiamo abilitato le carte di credito e PayPal, sono abilitati entrambi. Noi in questo caso vogliamo far vedere, Marco, cosa vuoi far vedere? Sì, paghi l'agenzia così vediamo il Ok, flusso completo. perfetto. Ho anche un caso di bonifico, se vuoi possiamo far Ho anche un caso di vedere. bonifico, va bene. Ok. Selezionato il pagamento, in caso di pagamento in agenzia, ovviamente l'invitato dovrà passare in agenzia a effettuare il pagamento. Lasciamo un messaggio agli sposi, tanti auguri, e paghiamo. Facciamo la nostra promessa di pagamento. La promessa di pagamento è stata effettuata correttamente, benissimo. Gli facciamo vedere che cosa vedono i nostri festeggiati. Quindi Abbiamo l'Enable sono effettuato legati a loro. di nuovo l'accesso come festeggiati e ovviamente l'applicativo è cambiato perché andiamo a visualizzare cose che i nostri invitati non possono vedere. Cosa ci interessa vedere? Ci interessa vedere come sta andando la nostra lista nozze. Eccolo qua che vediamo il regalo che ho appena effettuato. E vediamo che cosa ci ha regalato il nostro invitato. Qui abbiamo anche la possibilità di personalizzare un messaggio, di andare a ringraziarlo direttamente da qua tramite una mail. Andremo a utilizzare la mail del destinatario che lui ha utilizzato all'atto della registrazione. La mail che utilizziamo come mittente, la mail partirà direttamente da un nostro indirizzo email che come festeggiato abbiamo lasciato in agenzia quando abbiamo Sì, registrato la non pratica. parte con la mail dell'agenzia, Non ovviamente. parte con la mail dell'agenzia, parte con la mail del festeggiato che ha registrato la lista nozze in agenzia. Interessante a vedere qui è lo stato di avanzamento del nostro evento, dove possiamo controllare quello che ci hanno già regalato e a che punto siamo arrivati. Anche questo è personalizzabile, in quanto possiamo decidere di vederlo o meno tramite un setting su Atlante Plus e utilizziamo una torta che piano piano si completa fino al raggiungimento totale del premio. Volevamo mettere un grafico classico, Ecco, stile business, forse forse non era il caso, non era il Marco. caso, quindi abbiamo usato questa simbologia Che grafica direi che è un po' più più carina, carina, se no? vogliamo. Sì, assolutamente. Ok. Perfetto. Bene. Ok, allora. Gli farei ancora vedere una cosa, Marco, Vai. se sei Sì, no, d'accordo. per carità, tutto quello che vuoi, tanto abbiamo tempo. Una personalizzazione che hanno la possibilità di fare i nostri festeggiati è quella di personalizzare i testi della loro lista nozze. Sui servizi non hanno la possibilità di farlo, ma possono farlo per la testata della loro lista nozze, dove possono andare a cambiare il messaggio di benvenuto, la loro storia, andando a inserire il testo di una canzone, noi abbiamo messo per esempio qua, e lo possono fare per tutte le lingue attive. Quindi non solo l'agenzia può farlo, lo può fare anche il nostro festeggiato senza dover chiedere all'agenzia. Marco, vuoi aggiungere No, qualcosa? direi che allora abbiamo forse dato, visto le domande, allora faccio una piccola precisazione. C'erano oltre 150 persone che seguivano questo webinar, sono arrivate le domande, ce ne sono una settantina, per cui dico subito che non riusciamo a rispondere a tutte, colgo nel mucchio. Chiaramente faccio una precisazione perché alcune domande sono più o meno arrivate, sono le stesse. Allora, forse abbiamo dato per scontato che chi partecipava a questo webinar fosse già utilizzatore delle vecchie liste nozze online, no? E quindi abbiamo dato forse un po' troppo per scontato questa cosa. Pertanto, le liste nozze sono composte da due elementi, le liste nozze online principali, Atlante Plus e
e la parte web, che è quella che avete visto oggi. Certo. Ora, in Atlante Plus che cosa si fa? Per rispondere un po' a molte domande che sono arrivate di questo genere, quindi vuol dire che non erano utilizzatori di Atlante Plus. La pratica lista nozze viene e continua ad essere chiaramente organizzata e gestita all'interno di Atlante Plus come se fosse una pratica normale. In più c'è una parte che adesso magari accennala, dove vengono gestite queste regole, ok? Quindi le regole di inserimento del testo, inserimento delle quote, inserimento delle foto, rispetto alla classica pratica che conoscete ora. Quindi questo è quello che c'è di diverso. Vai sulla pratica un Certo, secondo, ok? Prendi quella adesso che abbiamo gestita. andando a recuperare la pratica che abbiamo utilizzato adesso, Per questa eccolo qua. dimostrazione, come vedete, è una pratica, diciamo quasi normale, se vogliamo, dove in più ci sono tutti questi elementi, sono degli elementi dove io vado a costruirmi chiaramente, da una parte vediamo come si chiama, la parte testuale dove io vado ad inserire le username e le password che darò sia agli invitati che agli sposi, vado a indicare tutti i miei riferimenti bancari per quanto riguarda la parte Certo. legata al mio pagamento, poi vado sotto e comincio a costruire la mia lista nozze, ok? Con tutti Ecco, i quando abbiamo vari. parlato di servizi, per chi non li conosceva, sono questi. Quindi andiamo a creare un servizio specifico dove andiamo a mettere un importo totale del nostro Esatto. servizio, la tipologia, quando sentivate prima libera piuttosto che Fissa. fissa, e poi quel discorso di visualizzazione che possiamo decidere insieme al nostro festeggiato di far vedere o meno sul Sul sito. sito, ok. La parte in Certo. alto, quindi la parte descrittiva, e sulla parte destra vedete l'inserimento della foto, C'è l'inserimento ok? Che dell'immagine sono le immagini che abbiamo visto. che abbiamo Chiaramente, visto questa è prima, sì, un'immagine che era sulla lista che nozze, se c'era non sulla nostra sbaglio, lista nozze qua no? prima. Eccola Perfetto, qua, è eccola lei. qua. Proprio lei. Esatto. Quindi c'è una preparazione da parte dell'agente di viaggio nella creazione del Del nostro viaggio che poi evento. verrà visualizzato all'interno del nostro evento. In questo caso può essere appunto lista nozze, potrebbe essere compleanno, potrebbe essere tante altre cose. Quindi ecco, allo stesso tempo poi, una volta che vengono fatte questi regali, queste donazioni, tornano in Atlante Plus sotto forma di tre tipologie, abbiamo detto, che erano: la prima era promessa di pagamento, Promessa di quindi io pagamento. prometto con una data di scadenza, perché ho visto anche chi ha parlato, una domanda tra le domande, appunto, è quanto dura la lista nozze, c'è una data di scadenza. Abbiamo anche la data di scadenza non soltanto sulla durata della lista nozze, che è la data Certo, ultima ma anche sui ecco, pagamenti. ma anche sui pagamenti, ma anche per quanto riguarda appunto il discorso della promessa di pagamento. Quindi la promessa di pagamento io do un Ha una termine scadenza. con una scadenza, e a Certo. questo punto, oltre a quella scadenza, viene tolta dalle donazioni. Quindi se Certo. il tizio dice io mi presento in agenzia fra 15 giorni, ma questo non si presenta, la sua promessa di 100 euro, 200 euro, 1000 euro Viene annullata. viene annullata automaticamente, Una ok? Quindi richiesta che abbiamo spesso dalle agenzie, Marco, è quella di non visualizzare le promesse di pagamenti, i pagamenti attesi per il nostro festeggiato, quindi ok, vedere solo quelli che sono i pagamenti effettivi. perfetto. Ok, allora io direi di iniziare un po' a rispondere. Io piglio un po' nel mucchio, queste domande qua. Allora, quanto costa? Questa quanto costa? Ce ne sono tantissime. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora, Marisa ci chiede: l'invitato può sempre inserire la sua formula di auguri? Carissimo Davide, dove io ho scritto tanti auguri figli maschi, per Ah sì, intenderci. assurdo, ok, adesso mi è chiaro. Ti è Sì, chiaro adesso, l'invitato no? all'atto del regalo, quando va a effettuare il pagamento, la scelta del Facciamolo metodo di vedere. pagamento, sì, possiamo, dunque, adesso sono collegato come festeggiato, mi scollego, mi ricollego come invitato, ecco qua, facciamo un'offerta libera, per esempio, di 10 euro, 100 euro, ecco qua. Regalo. Mi ricollego con la mia utenza. Eccoci qua. Ecco qua, Marisa. Una volta scelta la tipologia di pagamento che vogliamo, possiamo lasciare il messaggio che vogliamo ai nostri sposi. Quindi io qui posso Puoi scrivere scrivere quello che vuoi, quello che Marco. voglio, ho un bel Assolutamente, testo. sì. Qui do invio
E chiaramente gli arriva anche Ecco questo. qua. Ecco, visto che adesso ho selezionato bonifico, ne approfitto, Marco, per far vedere. Le informazioni relative al bonifico vengono mandate direttamente al nostro invitato con l'email con cui si è registrato. Ecco qui, questa è la mail che viene ricevuta in caso di bonifico. Quindi tutte le informazioni lui le ha in una mail. Non le perde perché non sono a video. Certo. Le riceve e ha modo di recuperarsele dalla sua mail. Perfetto. Allora, Emanuela ci chiede, quindi, Emanuela, quindi gli sposi devono caricare tutti gli invitati con tanto di indirizzo mail? No, è una vostra scelta, nel senso che agli sposi gli deve arrivare chiaramente la password e la login per accedere a un certo portale dell'agenzia di viaggio. Quindi avete due possibilità, o lo mettete nella partecipazione delle liste nozze scritte, quindi se lo trovano già fatto lì, ok? E quindi loro entreranno e si registreranno, oppure se volete farlo in forma preventiva, cioè ancora prima di, come si chiama, che arrivino le partecipazioni, perché non volete mettere nelle partecipazioni l'URL di collegamento, lo potete fare come vi ha fatto vedere prima il mio carissimo collega Davide, cioè inserite i nominativi dei partecipanti con le email. Se le avete lo fate, se non le avete non lo fate. Quindi dipende un pochettino che cosa volete voi. L'importante è che gli fate arrivare il messaggio di dove si devono collegare, dove è presente la lista nostra sul web e la password e la login. Fatelo arrivare come volete, o in un modo o nell'altro. Assolutamente. Ok. In questo caso c'è il form di registrazione, magari lo vediamo prima ancora, così Emanuela è sicura. Allora, ecco qua. Eccolo qua. Questo è quello per l'aggiunta degli invitati. Se non volete utilizzare questo, come diceva giustamente Marco, basta fornire l'utenza esattamente ai nostri invitati. Perfetto, ok. Dunque si può Paola, questa la mettiamo via, ce ne sono tante, sto prendendo un po' a caso. Allora Paola ci chiede, si può integrare nel nostro sito web? Sì, assolutamente, vedete in alto, quello è un URL dal vostro webmaster che vi sviluppa il sito, vi fate fare un bel pulsantino con scritto liste nozze online piuttosto che liste compleanno online piuttosto quello che volete voi, gli invitati schiacceranno quel pulsantino e potranno accedere alla lista nozze di competenze, potranno andare a mettere dentro i loro dati per poter accedere poi all'interno. Si può aggiungere un allegato all'invito? Non riesco a capire che cosa vuol dire, suppongo che Marisa ci chiede. Immagino l'aggiunta dell'invitato da Ma parte sì, dei festeggiati. L'allegato all'invito, no, sì, non era quello che dicevo prima, cioè alleghiamo all'invito la password e la login, è quello che dicevo prima, probabilmente sì, okay. Se è questo sì, se non è questo rifai la domanda e vediamo se riusciamo a ripescarla. Ok, allora, l'abbiamo fatta, vediamo un po'. Come viene caricata la lista di avvio i servizi o meno, come viene caricata Emanuela, gliel'abbiamo fatto vedere come vengono caricati quindi da Atlante Plus. Dunque, questi qui, anche qui dove viene caricato, parliamo di creare una pratica, la stessa domanda di prima. Dove si mette il limite di tempo per pagare in agenzia, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, se vuole glielo facciamo rivedere. No, vabbè, ma non è un problema perché voglio dare spazio anche a altre domande. Allora, Patrizia chiede, dove trovo la pagina per gestire il tutto? Beh, allora... Direttamente da Atlante Plus. Sì, direttamente da Atlante Plus. Chiaramente per chi non ha le liste nozze, queste devono essere installate. Poi dopo commercialmente rispondo alle 25 domande che mi chiedono ovviamente se il costa. Io sono milanese, vuol dire se il costa, cosa costa. Lo spiego, adesso lo spiego alla fine, quindi nel raggruppo ce ne sono una decina. Pertanto, chiaramente nel momento in cui viene installato il prodotto... diciamo dove andare chiaramente a gestire le parti legate sia alla creazione della pratica su Atlante Plus che la parte di admin per andare a cominciare a costruirvi le vostre liste nozze e i vostri eventi. Se aggiungo solo Marco, okay. È facilmente accessibile da Atlante Plus, quindi è semplicemente un bottone in più, esatto, nella sezione delle liste. Allora, se non riesco a dare risposta a tutti, chiaramente ci sono a disposizione poi i commerciali di riferimento e siamo ben felici di ci chiamate e vi diamo tutte le informazioni del caso, ok? Allora, come si può integrare la lista con i versamenti? C'è una gestione chiaramente dove noi possiamo interagire
Dunque, come si può interagire, integrare la lista con i versamenti effettuati l'agenzia senza essere prenotati online? Si entra nella pratica di riferimento e si fa un versamento manuale, semplicemente non proveniente dal web. È abbastanza semplice. Un incasso tradizionale, ecco, un incasso Allora, tradizionale prima dell'agenzia. parlavo di CRM, vediamo un po' se c'è qualcosa sul CRM. CRM no. Giulio, come vengono aggiunti i dati al CRM? Allora, le anagrafiche che voi vedete gestite, quindi di registrazione da parte degli invitati, hanno già un percorso prestabilito verso il CRM. Chiaramente il CRM deve essere predisposto per poter ospitare questi nominativi, segmentando l'appartenenza. Quindi cosa vuol dire? Chi conosce il CRM saprà che ogni anagrafica può far parte di diversi segmenti. Per segmenti sono le categorie. Si crea una categoria con registrati o provenienti dalle liste nozze, questo è un segmento, e ci finiranno assolutamente lì. Poi chi conosce il CRM saprà che da lì si possono sviluppare campagne di marketing. Chi conosce il CRM sa che se si è entrati come prospect, quindi colui che non ha mai comprato nulla, in questo caso ha semplicemente fatto un versamento, però non è un cliente dell'agenzia in questo caso, se acquista qualcosa a fronte di un, come si chiama, di un invio di una parte commerciale del CRM, potrà diventare cliente dell'agenzia e lo farà in automatico. Sappiate che è anche possibile allegare un messaggio mail a chi si iscrive o si registra la lista nozze, dove noi andiamo a dire grazie per esserti registrato a questa lista nozze e magari allegargli un buono sconto per, che ne so, se vieni a trovarci in agenzia avrai per il tuo prossimo viaggio le quote di iscrizione gratuite oppure avrai un gentile omaggio dell'agenzia. Cioè, questo è tutta opera di marketing e di CRM che chi conosce il CRM sa come fare, chi non conosce il CRM. E mi riprometto di fare una puntata webinar sul CRM perché me lo stanno chiedendo un po' troppi qui in SIAP, non nel senso i nostri colleghi, ma i clienti ce lo chiedono. Faremo una puntata. Sappiate che il CRM è un programma che permette di raccogliere tutte le anagrafiche dei clienti e non clienti e sviluppare campagne di marketing tramite l'invio di newsletter. Questo non è un invio massivo, quindi non è dalla A alla Z, ma è un invito mirato, mirato in base al segmento. Quindi tutti coloro che si sono registrati tramite delle viaggio liste nozze gli mandano un invio. Tutti coloro che si sono registrati o che sono dei prospect oppure che sono dei viaggiatori, amanti delle crociere piuttosto che del trekking. Quindi il CRM fa tutto questo tipo di lavoro. Quindi l'aggancio al CRM, per rispondere a Giulio, è un aggancio che viene dato in automatico, però poi bisogna costruirsi l'ambiente. Ok. È già attivabile? Grazia ci chiede. Sì, è già attivabile, nel senso che nel momento in cui voi contattate il vostro commerciale di riferimento, e a questo punto vi dirà poi come fare, quindi è già attiva. Poi, prima di passare alle altre domande, però adesso mi viene in mente una cosa, che l'abbiamo messa in disparte, voglio farvi vedere la visualizzazione su un tablet, ok? Sì. Noi qua chiaramente non riusciamo a farvi vedere un tablet, sapete che tramite il browser è possibile fare la simulazione del sito che state vedendo per capire se è responsive. Vai Certo. Dario. Davide. Ecco qua. Questo è l'home page, così come viene vista su un Samsung piuttosto che su un iPhone, non so come l'hai. Questo abbiamo impostato un iPhone 6, possiamo anche mettere un iPad, ecco, piuttosto che sono un iPad in verticale, piuttosto che in orizzontale. Ecco, Orizzontale. diciamo che su uno schermo grosso è come la visualizzazione che abbiamo visto fino Torna adesso. sull'iPad, Diciamo quello sull'iPhone. che si differenzia di più è nel momento in cui andiamo a Chiaramente lo visualizzarlo. scorrimento delle videate avviene in questo modo. Sì, adesso c'è la simulazione di un dito, non è la stessa cosa con un mouse, però ecco qua. Come vedete è perfettamente visualizzato anche su un Quindi la telefonino. compatibilità è sia per iOS, per chi è Assolutamente, sia per possessore di iOS che per apparecchiature Android. Mac, e per Android, per chi Certo. ha il Samsung piuttosto che tutti i telefoni che portano Android. Certo. Dunque, Barbara, se lavoro solo online posso disattivare la voce paga in agenzia? Sì, potete, sono disattivabili, sono da menu. Sì, sono tramite Atlante Plus potete andare a configurare i pagamenti. Se non avete Esatto. pagamenti con carta di credito potete non attivarli, Ecco, la voce anche carta di stessa cosa. credito, nessuno mi ha fatto la domanda, ma qui rispondo io, c'è la ripartizione delle commissioni sulla carta di credito a vostra discrezione, quindi possono essere prese in carico dall'agenzia, quindi quel Certo. percentuale se ne fa carico l'agenzia, possono essere sommate alla donazione che fa
l'invitato, oppure possono essere a carico degli sposi. Vedete voi come fare, quindi abbiamo lasciato questa possibilità. Allora, io dunque, ce ne sono quattro, basta, guarda. Direi stop. Ok, per tutte le altre domande, ripeto, per chi non ho dato risposta, perché abbiamo già sforato di 10 minuti il tempo, il quanto costa. Allora, il quanto costa funziona così. Allora, innanzitutto le vecchie liste nozze online non vengono dismesse, rimangono in piedi, quindi chi vuole usarle continuerà a usarle senza nessun problema, ok? Fino a quando decideremo che saranno veramente inopportune. Comunque non è una questione a breve, passeranno almeno un paio d'anni. Allora, le nuove liste nozze online, per chi ha le vecchie, funziona così. Allora, viene mantenuto il canone che viene pagato per le liste nozze. Quindi chi paga un canone per le liste nozze viene mantenuto. Ci sarà un una tantum per passare a queste nuove liste nozze online. L'importo di questa una tantum è un importo proporzionale al numero di utenti e del contratto che è stato stipulato in agenzia. Quindi vi invito fin da ora a chi è interessato. Ah, in questo caso mandarmi una mail direttamente a me, e poi io dopo la girerò al commerciale di turno. Chi per voi, non ha la mail del commerciale di turno, quindi chi non conosce Fausto piuttosto che Massimo, piuttosto che Alfredo di Roma, per cui mandatele a me, poi io le girerò e saranno i nostri commerciali che, come si chiama, ci penseranno poi a contattarvi. Per quanto riguarda invece chi è interessato a avere le liste nozze ma non ha avuto le liste nozze vecchie, c'è un contratto a parte. Anche in questo caso c'è una piccola una tantum da pagare che è praticamente proporzionale, ripeto, al contratto Atlante Plus che è stato fatto, quindi numero di postazioni, numero di utenze, e poi c'è un piccolo canone di manutenzione che è quello che appunto viene sempre in questo caso considerato nel momento stesso in cui viene fatta una lista nozze online. Perfetto, io direi che così questo webinar si conclude qua. Io vi ringrazio innanzitutto della partecipazione, so che è un tema piuttosto ampio e nell'arco di 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti di presentazione effettiva è un po' difficile far vedere tutto, però il senso penso che lo abbiate L'abbiamo capito. data, Insomma, no? chi pensa di sviluppare il business degli eventi e delle liste nozze, di avere uno strumento piuttosto utile e interessante, soprattutto al passo con i tempi, appunto era il discorso del responsive e della grafica, che erano i punti veramente a sfavore, anche perché comunque la vecchia lista nozze online, in realtà dei fatti, la parte meccanica, come chiamo io, quindi quella integrata con Atlante Plus, quindi il calcolo che si faceva degli incassi piuttosto che le mail, sono comunque cose mantenute, erano utili allora e Certo. sono utili ancora adesso. Perfetto, io saluto il mio carissimo collega Davide che si è prestato con me a questo webinar, vi saluto anch'io e vi aspetto numerose mail, si dice così adesso? Sì, c'è Sì, così. aspettiamo numerose mail di richiesta di ordine di questo bellissimo software che abbiamo realizzato in casa SIAP. Scusate la battuta, io vi saluto, buon lavoro e buona serata. Grazie, buona serata.